19 maschi, 13 femmine, età media sotto i 40 anni è la lista dei candidati al Consiglio Comunale di Sinistra Ecologia e Libertà, con in testa Alessandro Cannamela, classe 1987. La media dell'età è molto positiva, secondo me 39 anni, una squadra composta da tanti ragazzi e tante ragazze, ma anche diversa gente con un passato glorioso. Abbiamo scelto di uscire dagli standard della politica, di uscire dagli ex istituzionali, da coloro che hanno avuto una carica piuttosto che un'altra. Abbiamo scelto di fare una squadra composta dalla società civile, in particolare dalle migliori realtà dell'associazionismo e ovviamente del volontariato, della cooperazione sociale, del mondo del lavoro. Abbiamo provato a dare uno specchio, una rappresentazione, una rappresentanza dei mondi di Siena che normalmente non vengono presi in considerazione. Cannamela parla anche delle altre liste a sinistra di Cecuzzi che non appoggiano lo schieramento di centrosinistra. Noi siamo l'unica forza che dà un segno realmente innovativo al centro-sinistra, che non ha partecipato al governo negli ultimi tempi. Ci sono delle forze che stanno fuori dal centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle, la lista Sinistra per Siena, che evidentemente rappresentano degli spaccati sociali che io non mi sentirei di rappresentare. Se io guardo le liste che hanno tirato fuori, sono o liste di rappresentanza, come nel caso del Movimento 5 Stelle, oppure liste composte da ex amministratori, gente altolocata, persone che hanno già governato in questa città e che probabilmente si ritengono escluse da un ambito di potere.